produrre una parte nuova delle mie playlist, una parte che ci tengo tantissimo. Ho pensato stanotte di far partire questa nuova serie di video dedicati al calcolo delle probabilità. Però questa serie di video io ci terrei che non sia ascoltata solo dagli alunni. Il calcolo delle probabilità da un bel po' di anni, io mi ricordo, io ho fatto la tesi, io mi sono laureata nel 90 e ho fatto la tesi su calcolo delle probabilità e statistica proprio perché erano i primi anni in cui questa parte della matematica entravano nei programmi ufficiali delle medie e delle superiori. Quindi ne sono abbastanza, se vogliamo, un po' esperta di queste cose. E quindi va bene, queste serie di video possono sicuramente servire agli alunni, agli studenti che fanno le superiori, qualsiasi tipo di scuola, qualsiasi probabilità statistica la fanno un pochino in qualsiasi tipo di indirizzo. Però non solo, mi piacerebbe tantissimo che questi video siano ascoltati un po' anche dall'uomo comune, dall'uomo, la donna che non ha bisogno di sentire queste cose perché deve fare matematica, perché al calcolo delle probabilità è legata a tutta una serie di concezioni a volte sbagliate nella vita, tipo compro un gratta e vinci tutti i giorni così prima o poi vincerò, non è proprio così le cose, alla ludopatia. Oppure, vabbè, possono essere utili a chi come me, io mi diverto, devo dirlo, lo dico anche in classe, raccomandandomi con gli ragazzi di non farne però un vizio. Io mi diverto tantissimo a fare delle scommessine in nuple multiple su eventi calcistici, soprattutto di calcio, ma anche tennis. Io mi diverto tantissimo e vabbè, non è che sia una grande vincitrice, anzi, mio fratello mi prende tanto in giro perché lui invece lui ci sta molto più dietro e riesce a guadagnarci abbastanza, non cifre assurde, ovvio, non è che ti fai lo stipendio mensile, però se lo fai con divertimento e dedicandoci anche del tempo, si può guadagnare magari qualcosina o perlomeno non andare in perdita, non stare. Però deve essere ovviamente una cosa che deve essere un divertimento, non si devono investire cifre assurde e non si deve neanche pensare di guadagnare chissà che cosa, però bisogna essere anche un po' matematici nel gioco delle scommesse. Se poi lo si vuole fare solo come scommessa della domenica io in cui faccio una enupla senza ragionarci, vabbè. Allora, quello è un altro discorso, però se lo volete fare con criterio, criterio sia ed è legato molto al calcolo delle probabilità. Come anche in questa cosa, io quest'estate mi sono messa su una piattaforma di investimenti eToro e ci giochicchio senza essere un'esperta di finanze, però fin quando ci sono stata dietro, luglio-agosto, io tutti i giorni riuscivo a guadagnare quel pochettino. Chiaro, non era uno stipendio, però. Cioè, da 800 dollari sono passata in 2 mesi ad averne 1000, perché sono stata lì con parsimonia, vendi, compra, eccetera. Bisogna starci dietro su queste cose. Anche lì non è proprio calcolo delle probabilità, nel caso degli investimenti, nel mio caso io compro e vendo cripto, però non sono ovviamente un'esperta, so benissimo che non è tutto dettato dalla fortuna, ma se fossi una grossa analista finanziaria probabilmente certe cose le avrei un pochino, come nel calcio io sono un pochino più esperta, quindi voglio dire magari posso fare delle scommesse con più testa rispetto alla finanza di cui capisco, cioè seguo un po' poco. Però ovviamente tutto con parsimonia, cioè non è che io ho investito 800 dollari, cioè magari io ne potevo anche investire 8.000, ma se il mio patrimonio fosse quello, magari dico Berlusconi ne può anche investire 8 milioni, cioè tutto deve essere relativo cioè, deve essere, io sono disponibile a perdere 800 euro, ma sì. Mi dispiace, però non vado in fallimento. Ecco, deve essere tutto relativo a queste cose. Quindi adesso inizierò subito a registrare 2 video. Uno, ovviamente, ragazzi, per forza, ragazzi, amici, signori, non posso fare dei video che non abbiano anche delle
questioni matematiche, però per esempio il primo video che vi farò lo faccio senza condividere nessuna lavagna, io voglio farvi capire dal punto di vista matematico che cos'è la probabilità, perché ovviamente non possiamo capire delle cose che per me per esempio sono scontate e per altri stupiranno se non ne abbiamo una piccola nozione. Però vi tranquillizzo, studiare la parte di probabilità non è noioso come studiare le equazioni, le disequazioni e non vi serve neanche avere alla base delle nozioni di matematica così ampie. Bisogna fare due calcoli con le frazioni in fondo, eh? Non è che bisogna fare qualcosa che poi si possono fare anche con la calcolatrice, eh? Non è la... Quindi il primo video riguarda proprio che cos'è la probabilità dal punto di vista scientifico, ci sono tre nozioni e ve le dirò. E secondo che vi faccio oggi è un video carino condividendo il foglio Excel, così anche un modo di studiare il foglio Excel, poi ve lo dirò nel video stesso, ok? Iniziatemi a iscrivermi al mio canale, così anche quando vi arriveranno queste mie notifiche, quando girerò, avrò voi. Purtroppo mi è venuto in mente stanotte, le vacanze finiscono domani, è l'ultimo giorno, e poi da dopodomani avrò molto poco tempo di girare dei video. Però mi prometto che almeno un video a settimana sulla probabilità ve lo faccio. E tanto comunque serve, ve l'ho detto, anche agli studenti che affrontano questa parte di programma. Allora, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale YouTube, attivate il tasto iscriverti o il tasto campanella, mettete i like, sentite appunto le... e mi ripeto, guardate che vi può interessare, un po' a tutti. Grazie. Oh signore, come si termina?